il poker e l'FC Südtirol va sempre più su. Il rigore procurato e trasformato da Manuel Fischnaller ad inizio ripresa permette alla squadra di Adolfo Sormani di spugnare il martello di Mantova nella 16ª giornata del girone A di Lega Pro. Una vittoria meritata e fondamentale per la classifica e per il morale. Per Chiemi e compagni si tratta del quarto successo nelle ultime 4 partite e, dato tutt'altro che trascurabile, anche sabato sera la porta di Melgrati è rimasta inviolata. Da 360 minuti l'estremo difensore altoatesino non incassa gol, segno tangibile di una ritrovata solidità difensiva. L'allenatore biancorosso si affida al consueto 4-3-3 con Tagliani e Chiemi al centro della difesa, mentre in avanti Cia prende il posto di Lendrix nel tridente. Fischnaller agisce dunque da falso 9 con campo a destra e Cia sulla corsia mancina. Si comincia a buon ritmo con l'FC Südtirol che prova a fare la partita, mentre il Mantova pressa altissimo con il preciso obiettivo di stroncare sul nascere la manovra degli altoatesini. Al quarto, lungo lancio dalle retrovie di Chiemi per Fischnaller, che non riesce a controllare la sfera, mentre un minuto più tardi il bomber biancorosso viene anticipato di piede al limite dell'area da una tempestiva uscita del portiere di casa Festa. All'ottavo si vede anche il Mantova con una discesa sulla sinistra di Caridi, che poi crossa la sua terra nella piccola, ma Melgrati attento e puntuale nell'uscita a terra. Due minuti dopo torna a farsi vedere l'FC Südtirol con Branca, che lavora bene il pallone a sinistra e poi cross a centro area, ma il suo suggerimento è troppo arretrato per gli attaccanti altoatesini. Il Mantova spinge soprattutto a sinistra, dove il capitano lombardo Caridi, attivissimo al minuto 22, entra in area in velocità e poi cade a terra dopo uno spalla a spalla con Tait. L'attaccante lombardo chiede a gran voce il rigore, ma rimedia solamente un giallo per simulazione. Il match è piuttosto nervoso e proprio al 46esimo l'FC Südtirol va vicinissimo al vantaggio. Fischnaller semina il panico a destra, rientra sul mancino e poi lascia partire una conclusione rasoterra di sinistro che costringe Festa ad un grande intervento per evitare la capitolazione. Pronti via nella ripresa e la squadra di Sormani passa subito in vantaggio. Dopo due minuti Fischnaller ruba la posizione in area a Pondaco, che lo mette a terra con un ingenuo intervento da Tergo. Il direttore di gara non ha esitazioni e assegna la massima punizione in favore dell'FC Südtirol. Sul dischetto si presenta proprio il bomber Manuel Fischnaller, che incrocia la perfezione e batte Festa, realizzando la 10ª marcatura personale in campionato. Il Mantova spinge forte alla ricerca del pareggio e Juric inserisce in rapida successione Said e Tomicic al posto rispettivamente di Boniperti e Paro, con la formazione di casa che passa al 4-2-4. Sormani risponde portando forze fresche nel tridente con Marras, che prende il posto di campo. I lombardi ci provano affidandosi quasi esclusivamente ai lanci lunghi e Melgrati dorme tutto sommato sonni tranquilli, ma quando viene chiamato in causa il portierone dell'FC Südtirol risponde presente come al minuto 78, quando Said cerca il giro vincente direttamente sul calcio piazzato dal limite, ma l'estremo difensore biancorosso vola sulla propria destra ed devia in calcio d'angolo. Nel quarto minuto di recupero poi scrosta sale in cielo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma la sua incornata si perde alta sopra la traversa. Poi c'è spazio solamente per il triplice fischio, l'FC Südtirol cala il poker e la scalata alla classifica continua senza soste. Sabato prossimo impegno ad altissimo coefficiente di difficoltà contro il Pavia,